Si sta ultimando in questi giorni, lungo i campi della nostra provincia, la trebbiatura del grano, un elemento fondamentale per la cucina di tutti i giorni. Eh sì, perché pasta, farina, pane e molto altro ancora derivano proprio da questo cereale di origini antichissime. Ma per l'annata del 2017, rispetto agli scorsi periodi, ha visto una svolta positiva. Noi, con le nostre telecamere, siamo andati a sentire e a vedere qual è la situazione per quest'anno. Abbiamo iniziato quest'anno la trebbiatura al 10 di giugno, in anticipo di una settimana per via della siccità. Questo all'inizio ci ha fatto pensare a una minor produzione. Invece sta venendo fuori un raccolto in linea con le migliori annate, che nelle nostre zone vuol dire 50-55 quintali a ettaro. Quello che è invece una cosa straordinaria quest'anno è la qualità del prodotto. Il grano quest'anno ha tante proteine, ha un peso specifico buonissimo ed ha una colorazione perfetta. È una qualità che non si era mai riscontrata in passato e penso che sarà difficile da ripetere anche in futuro. Stiamo aspettando la prima quotazione di mercato, sperando che si voglia premiare la bontà di questo prodotto, perché bisogna ricordare che alla chiusura del mercato la quotazione era di 17 euro al quintale, molto al di sotto di quello che sono i costi di produzione.